Allora, qui all'Hot Corner, allora posso dire che è stato uno dei primi ospiti del primo Hot Corner di Venezia nel 2020. Il primo ospite, lo possiamo dire? Mi sa proprio il primo ospite, diciamo il primo ospite. Francesco Ghechi era a Venezia nel 2020 col film di Claudio Noce, torna adesso con Famiglia, film di Francesco Costabile, che uscirà poi il 2 ottobre dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia. Francesco, quanto è stato complesso realizzare il film, interpretare un personaggio che poi, ricordiamolo, ha visto il film perché è vivo, sta bene. Quanta pressione c'era sul set, sapendo che poi lui avrebbe visto te? No, pressione no, nel senso che, cioè sì, però era più dare un forte rispetto al suo dolore, alla sua vita, a quello che appunto che ha vissuto, che ha sofferto. E ieri appunto la conferenza stampa è stata una conferenza stampa molto emozionante Sì, perché molto intensa anche, no? Perché poi alla fine sentiva proprio i sentimenti sì, noi ci eravamo sentiti dopo il film, telefonicamente, però poi ieri sentirlo dal vivo è stato molto emozionante, perché non lo so, poi. perché certo, perché poi hai realizzato cioè, poi lui tra l'altro lui ci ha detto una cosa bellissima, no? Che ha visto il film, ha sofferto anche Eh vedendo il sì. film e che però un po', appunto, dicevi prima, è stato liberato, Sì, lui si è forse sentito. finalmente totalmente liberato. Sì, ieri l'ha detto. Ieri lui, anche se si sente ormai un uomo, insomma, rinato, libero, però ieri per la prima, dopo tanto tempo, dice, ci ha avuto una forte riconferma del fatto che è libero, che è tranquillo, che la sua storia è. Che in qualche modo poi lui ha scontato la sua pena, è stato anche assolto dal giudizio delle persone, forse, Quello che diceva, non veniva più visto no? come, L'assassino del sì, come padre, ragazzo che ha sbroccato per una lite, perché il problema che lo rendevano quasi, no? esatto, la banalità della Sì, cronaca, lo no? velocizzavano, vabbè, è successo questo. Invece non è, non, appunto, poi il film lo racconta bene, non è, sono anni e anni di violenze. Esatto. Quanto ti è costato emotivamente fare questo film? Stai ancora a pagare. Madonna, tantissimo. Parlavamo con Francesco Di Leva prima, che lui pure fa la parte, insomma, proprio del. Tantissimo, ci devi credere fino con tutto te stesso. Se no, non è uno di quei film dove puoi essere furbo, ti puoi Ah, appoggiare fai alle svicoli, tecniche, dice, alla sì. recitazione. È proprio un film dove ti devi abbandonare e tutto quello che fai ci credi fino alla morte, appunto. Tant'è che io un po' me l'ero dimenticata, quell'emozione. Quando avete finito di Noi abbiamo girare? girato ad aprile, Ah, ok. quindi è proprio cotto e mangiato. Però l'avevo un po', più che dimenticato, forse l'avevo nascosto un po', no? Invece ieri, È venuto su tutto. tutto, Eh così, beh. c'ho avuto proprio dei flashback. È stato proprio strano perché a me è sembrato proprio di viverle quelle scene. Ma quanto è difficile poi lasciare andare tutto? Cioè, scindere l'attore dall'uomo, perché a un certo punto poi A me quello devi personalmente, dirti anche, questo è un mestiere, ok, ho fatto questo, basta, poi vado a casa. è facile. Ah, ok. Sì, perché esco fuori di casa, insomma, esco a contatto con la realtà, con la mia vita, con la mia famiglia, con le persone a cui voglio bene, e quindi mi viene facile ricordarmi che sto lavorando. E che quei 30 minuti, quell'ora in cui devi lavorare su quel ciak, lì ti dimentichi e E sei dentro. sei dentro. Senti Francesco, chi è il tuo mito oggi? Chi è il tuo attore che guardi? Ma che dice? Vedi, però quello mi piacerebbe fare anche metà di quello che ha fatto lui. C'hai i riferimenti Sì, quando. però sono, mi intendi i grandi Sì, colossi? ma anche no, ma anche tipo Barry Keoghan adesso, questi Sì, nuovi. sì. Beh, ti direi Paul Dano, mi piace molto. Ha sempre fatto delle scelte magnifiche, tra l'altro, no? Anche fin da regista. Sì. Vabbè, Robert De Niro, per andare su una montagna.
poi di giovane, Barry Keoghan mi piace Barry tanto. Keoghan è figo, sì, molto, molto forte. Figo. Anche lui nelle scelte che fa. Quanto un attore è le scelte che fa poi? Tanto, perché alla tanto, fine non però, tutto forse, però tanto. No, beh, l'attore, appunto, il mestiere dell'attore è così vario, così pieno di sfaccettature, sì, che ti puoi permettere di fare tante cose, e poi anche con un film sconfermare tutto quello che hai fatto in precedenza, sì, o confermare la bravura che hai mantenuto, o anche appunto magari fai tanti film comici e poi magari fai il film, non so, penso anche a The Whale. Come no? Brendan Fraser. Che io sono cresciuto con, viaggio con la mummia, la mummia, insomma. Sì. Che è il bamboccione per eccellenza, cioè insomma era l'entertainment puro, porre Brendan Fraser. Poi ti fa The Whale, adesso poi lo vedi in qualsiasi film, pure in Oppenheimer. Eh sì. Lo vedi proprio con occhio diverso ora. Sì. Che dici? Totalmente. Quindi il mestiere è bello perché è vario. È più una situazione di settore, diciamo, che ti etichetta come quello che ha fatto quello. Ah, ok. Mentre tu poi lo percepisci diversamente. Senti, come registi invece, a parte Costabile, che qui abbiamo, ne hai parlato anche ieri, sì, è stato il valore aggiunto anche del tutto. Quali registi ti hanno dato di più? Quanta differenza c'è anche? Cioè, penso a Noce, pure con Noce hai fatto un lavoro, sì, magnifico. Sì, ci siamo scritti ieri io e Claudio. Che dice? Ti ha dato il bocca al lupo? Sì, mi ha fatto il bocca al lupo, ci siamo scambiati un po' di messaggi, io gli voglio bene a Claudio, perché poi prima ero piccolo, non, appunto gli ho scritto io ti ringraziavo come un bambino che non sapeva bene quello che stava facendo. Infatti pure i mostri con mio fratello Rincore Dinosauri e con Padre Nostro ci sono venuto quasi con una tranquillità, invece questa l'ho subita tanto. Invece oggi lo ringrazio come un ragazzo che sa quello che vuole fare nella vita, e quindi ora dopo anni riesco a capire pure la forza e la possibilità che ho avuto nel fare quel film. Sì. Poi per essere anche la forza di quel film, che devo dire secondo me è stato anche un po' sottovalutato. Molto sottovalutato. È un grande film. È un grande film anche secondo me. Poi purtroppo quando è uscito dopo poco tempo è partito il Covid, insomma, eccetera. Poi ti direi Paolo Strippoli, che per me è un mentore, e banalmente Stefano Cipani, certo, che grazie a lui se sono qua perché poi mi ricordo ancora, mi fece un bel discorso sul set di mio fratello Rincore Dinosauri, che mi porta ancora dentro e lo utilizzo su tutte le sceneggiature. Ah sì, eh? Sì, sì. Ma lui l'hai sentito questi giorni? Sì, sì, è venuto a vedere. Perché la casting è Anna Pennella del film. Ah, ok, che è di Giuseppani. Che è la moglie, ufficialmente la moglie. E quindi è venuto, insomma, si è visto il film, ha fatto un sacco di complimenti. Poi temo sempre il suo giudizio. Tra l'altro mio fratello Rincore Dinosauri ha avuto una vita invece lunghissima. Che poi spettacolo. Dopo continuava, poi sembrava finita, poi torna, poi va. È uscita adesso in Giappone. Ah sì? No, non sapevo questo. Ho fatto i botti. Favoloso. Sì, sì, vabbè, ma se lo merita, è un film assolutamente bellissimo. Però è un film che è partito, no, invece in, non dico in sordina, ma col suo viaggio, e dopo è beh, io mi ricordo continuato ancora, come un diesel. Mi ricordo ancora i produttori che mi dicevano, beh, se noi riusciamo a incassare, forse erano 500.000, così, facciamo un festone. Fine il film incassò 3 milioni e mezzo. E poi c'è avuto le rivendite internazionali. Rivendite internazionali, uscì in Spagna, rimase tipo la classifica, quella del box office, per 15 settimane. Fantastico. Incontrammo Siani sul treno, io e Cipani, dopo lui era uscito il suo film, non mi ricordo quale, e dicevo, ma vabbè, napoletano, però dicevo, ma volete che state a fare? Grandissimo. Senti Francesco, che c'è adesso nel cassetto? C'hai altre cose che puoi dire o non puoi dire? C'è un film molto interessante. Girato già? Ti parto dalle cose che usciranno. Vai. Esce Mani Nude di Mauro Mancini. Grande Maurone Mancini, non anche so lui. Se posso dire dove sarà,
però sarà breve. Ah, ok, ne sapremo, no, non penso di no, ma ne sapremo qualcosa breve. Ne sapremo qualcosa. In più ho un corto da protagonista di Maurizio Lombardi. Ma dai, veramente? Grandissimo. Marcello il corto. Che è molto, molto carino, molto, molto. Maurizio molto. Lombardi, grande amico di Otcon, eravamo ieri sera. Con Maurizio Lombardi è il numero uno in assoluto. Veramente. E poi ho un corto da regista. Ah, niente, dimmi così, proprio, le sganci... Sì. Si chiama La Buona Condotta. È un corto che ho girato, che scrissi a 18 anni a casa di Stefano Cipani, per farti capire. E l'ho girato l'anno scorso, a luglio. Dopo lavori, cose, proprio quest'anno io ho lavorato tanto, però insomma, alla fine uscirà a breve e non posso dire non ancora. Non puoi dire altro. Però insomma parteciperà a un bellissimo festival. Che bello. Senti Francesco, per chiudere, quanto e come usi la musica tu per recitazione? Ti fai le playlist? No, non mi faccio le playlist, però... Per il mood, cioè per entrare... Molto, molto funzionale. Ah sì, eh? Sì, sì. In questo caso che hai usato? Hai usato qualcosa in particolare o no? Nel film, Kid Yugi. Ah, ma dai, grandissimo Kid Yugi. Sì, perché... Tante... Che tra l'altro non è conosciutissimo in Italia. Quindi. Beh, adesso sì, ora è diventato... Ha fatto un po' di feat forse. Di... Adesso è diventato il numero uno. A lui è figo. È fighissimo. Ci sono varie canzoni che... Allora, ti do anche una missione. Sì. Visto che noi su Otcorn abbiamo anche tutta la sezione delle playlist, dove ci sono gli attori che fanno le playlist. L'altro giorno è stato qui Alessandro Tedeschi e ci ha fatto subito la playlist. Tu scegli 15 canzoni, ce le mandi e poi noi facciamo la playlist su Spotify. Te la mando su WhatsApp? Sì, manda su WhatsApp l'elenco, basta 15 canzoni, così dai, ci pensi. Francesco Ghegghi, Otcorner, grazie. Grazie a te. Ciao.